Tragico schianto in autostrada a San Benedetto del Tronto. Mamma di tre figli muore a 41 anni. Prezzo del grano alle stelle, speculazione in atto. Il punto con uno dei titolari di un noto molino di Senigallia. Basta campanilismi, così si perde una grande occasione per l'intero territorio. Il sindaco Seri e il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini uniti per lanciare un appello alla regione sull'arretramento della ferrovia. Parco urbano, al via le operazioni di bonifica bellica, c'è attesa Fano per i lavori che inizieranno nel mese di maggio. Tra gli interventi, una nuova pista ciclabile e la ristrutturazione della casa del custode. Partirà domani con la Santa Messa del Crisma in cattedrale, il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal vescovo Armando Trasarti, anche i profughi ucraini coinvolti nel rito della lavanda dei piedi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, una donna di 41 anni, Pamela Paolini, è morta in un tamponamento tra auto e furgone accaduto questa mattina intorno alle 8.30 sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Grottamare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai sanitari hanno estratto la donna dalle lamiere, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 7 tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. La vettura della 41enne era ridotta a un ammasso di rottami e purtroppo la donna, residente in provincia di Ascoli Piceno, non ce l'ha fatta. È probabile che sia morta sul colpo. Pamela lascia il marito e i tre figli di 6, 11 e 14 anni. A causa del sinistro, il traffico ha subito rallentamenti con code di oltre 5 km. Il GIP del Tribunale di Pesaro, Giacomo Gasparini, ha convalidato il fermo per Federico Pecorale, il 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio al cuoco di un ristobar a Pescara perché gli arrosticini che aveva ordinato tardavano ad arrivare. Il giovane, che quindi resterà in carcere, durante l'udienza non ha dato spiegazioni sul suo gesto e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo la decisione, il giudice si è dichiarato incompetente per territorio, visti i reati commessi tra Marche e Abruzzo. Cambiamo argomento e passiamo all'aumento dei prezzi di grano e farina dovuto al caro energia e alla guerra in atto. Per provare a capire che cosa accadrà nei prossimi mesi, questa mattina ci siamo recati in un noto molino di Senigallia. Con il protrarsi della guerra in Ucraina, molti prodotti alimentari subiranno rincari e si teme che alcuni articoli possano perfino mancare sugli scaffali dei supermercati. In difficoltà anche le aziende del nostro territorio che lavorano con il mercato russo e tante altre che per effetto indiretto hanno dovuto aumentare i propri listini, come il Molino Mariani di Senigallia, un'azienda aperta alla fine del 1800 che produce farine professionali per panificazione, pasticceria, pizzeria e paste fresche. Oggi è in mano ai due fratelli Sergio e Roberto, che con tanta passione portano avanti l'attività insieme a 5 dipendenti. Ma diciamo che la situazione per noi non è cambiata, a parte l'aumento della materia prima, del grano, perché sicuramente c'è un po' una speculazione. Altri molini che attingevano all'estero non hanno la possibilità, perciò vengono a attingere sul mercato nazionale e creano degli aumenti. Voi invece lavorate con il grano locale? Noi lavoriamo col grano locale, tutto Marche, Emilia Romagna, tutto italiano. Avete dovuto ritoccare i prezzi, listini? Sicuramente sì, perché il prezzo si è quasi raddoppiato, perciò di conseguenza il prezzo della farina è aumentato. Infatti, ha spiegato Mariani, se prima costava sui 40-45 euro al quintale e quindi 45 centesimi al chilo, ora il prezzo va dai 60 ai 65 euro. Secondo lei che cosa succederà nei prossimi mesi? Io penso che inizialmente, se il prezzo del grano, spero che dovrebbe calare, specialmente sotto la trebbiatura. Poi dopo dipende dalla guerra, se continua o non continua, tante cose possono venire fuori. È difficile fare una previsione. Però al momento questo scenario non vi preoccupa? Ma noi no, perché abbiamo il grano che arriva fino al nuovo raccolto. Sicuramente qualche molino importante
che lavora il grano duro può darsi pure che abbia dei problemi. Cioè il problema nostro è che il prezzo del grano è aumentato e di conseguenza ai nostri clienti purtroppo tocca aumentargli la farina e trovano dei disagi sicuramente. Infatti, oltre all'aumento del costo della materia prima, sono rincarate anche il carburante e l'energia elettrica, tant'è che le bollette del molino sono aumentate di 10.000 euro al mese per un totale di circa 18.000 euro. È stata tutta una conseguenza di prezzi che sono andati a rialzo. A Urbino il suolo pubblico occupato da esercenti e mercati sarà gratis fino al 30 di giugno. L'ha stabilito la Giunta Comunale, che ha approvato l'esenzione del pagamento per altri 3 mesi. Non possiamo ignorare, hanno commentato il sindaco e l'assessore Foschi, che gli esercizi pubblici continuano a risentire delle difficoltà incontrate in questi ultimi 2 anni. Così abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo per agevolare le opportunità di lavoro e aiutare il tessuto economico della città. Continua la battaglia politica per includere Fano nel progetto dell'arretramento della ferrovia. Oggi il sindaco Seri e il vice sindaco di Pesaro hanno lanciato un appello alla regione e ai parlamentari della zona. Basta campanilismi, hanno detto, questa è una grande occasione per l'intero territorio. Il servizio di Filippo Pucci. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha tenuto questa mattina una conferenza stampa sul tema dell'arretramento ferroviario, dicendo la sua dopo le numerose notizie uscite in questi giorni. È una grande opportunità, ha detto il primo cittadino, che ha lanciato il tema della condivisione, ovvero unire e non dividere su un tema strategico come questo. Non possiamo fermarci ai campanilismi o all'isolamento, ha poi proseguito Seri, perché così si rischia di rimanere fuori dai giochi. Quindi serve una strategia comune e condivisa dove si devono trovare subito le risorse per arrivare fino a Marotta, tenendo uniti tutti i comuni coinvolti. Condivisione, grande opportunità, progetti sostenibili, consapevoli di una cosa, che la tratta dorsale adriatica è una tratta dell'Ottocento, nata con quelle caratteristiche. È chiaro che oggi, se si vogliono fare nuovi sviluppi, non possono, bisogna farlo anche con strutture adeguate. E per la nostra città rappresenterebbe un'occasione straordinaria di valorizzazione del nostro territorio, valorizzazione turistica, connessione, quindi tanti aspetti fortemente positivi. Se siamo un'orchestra dove tutti svolgono un ruolo, a cominciare dai comuni, i sindaci, le province, la regione, i parlamentari, con il primo obiettivo quello di reperire ulteriori risorse per poter sviluppare il progetto. L'altra cosa che dico, ed è importante, che si facciano delle prefattibilità per capire di cosa parliamo, di tutto il tratto regionale. Quello diventa importante per condividere anche una strategia, consapevoli che c'è un'occasione, 1,8 miliardi che non va perso, perché questo è un altro elemento importante. Partendo da quello cerchiamo di ampliarlo, abbiamo una pattuglia di parlamentari che fanno parte anche del governo, che svolgono anche un ruolo in questo senso, che ci aiuta, sapendo che ci sono risorse del governo, ci sono opportunità che si possono legare con fondi europei, quindi c'è uno scenario ampio. Poi dipende anche dalla capacità che la politica, che le rappresentanze hanno di cogliere le occasioni. Alla conferenza, su invito di Seri, presente anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Serve un lavoro di squadra, serve che la regione si faccia anche garante degli interessi di tutti, ma che inizi anche a progettare, che non si facciano altre azioni che possano rischiare di mettere in discussione il risultato o ragionamenti anti-Pesaro che non hanno ragione d'essere, ma che si inizi a pensare all'opportunità innanzitutto di alleggerire il traffico merci anche portandolo su ferrovia, che è un'opportunità, non è un problema, anzi è importante, perché permetterebbe di alleggerire di molto il traffico su gomma e il tema polveri sottili, sicurezza delle nostre strade. Quindi è bene che chi si occupa di infrastrutture a livello regionale abbia priorità delle infrastrutture a livello regionale, non fantasmi territoriali. Detto questo, confermare l'importanza di questo 1,8 miliardi, che è una cifra storica per la Regione Marche, e eventuali altri passaggi vedranno Pesaro sicuramente al lavoro, sia sul piano tecnico che politico, sia rispetto al RFI, sia rispetto al governo, sia rispetto alle opportunità europee. È chiaro però che il primo passaggio deve essere quello di mettere al sicuro la base su cui costruire il resto, perché altrimenti parliamo del nulla.
Ci spostiamo al parco urbano di Fano, dove sono iniziate le operazioni di bonifica bellica. Il prossimo mese poi cominceranno i lavori per completare il primo stralcio, che prevede anche una nuova pista ciclabile. Operai al lavoro nell'area del parco urbano Luciano Polverari. Dopo tanta attesa, numerose interrogazioni in consiglio comunale e l'approvazione in giunta nel dicembre scorso del progetto esecutivo, ora si avvicina l'avvio del cantiere. Abbiamo fatto il punto con l'assessore del comune di Fano, Fabiola Tonelli. Abbiamo giudicato la ditta vincitrice dell'appalto, la GB Infrastrutture di Nepi, Viterbo. Parallelamente abbiamo anche affidato alla Multiservice di Padova il servizio di bonifica bellica di quest'area, quindi dove avverrà il lavoro, vediamo oggi stanno già lavorando con il metal detector per capire insomma se ci saranno imprevisti oppure no. Noi speriamo di no, perché se non ci sono imprevisti a fine aprile avremo la consegna, diciamo, dell'area pulita in modo da poter iniziare il cantiere verso metà maggio, e per lavori si intende una ciclabile che partirà dal quartiere Vallato, dal centro commerciale, entrerà all'interno del parco urbano e si collegherà al parco giochi già realizzato vicino alla casa del parco. Di quant'è il finanziamento e che cosa rientra all'interno? I lavori di questa ciclabile sono circa 600.000 euro. Volevo sottolineare questo perché l'amministrazione ha ottenuto attraverso il bando di rigenerazione urbana 770.000 euro di finanziamento, che comprende 400.000 euro per i lavori sulla ciclabile e 370.000 euro sulla casa del parco. Quindi contemporaneamente stiamo già in fase di progetto esecutivo, quindi poi inizieranno anche la gara d'appalto e i lavori per la ristrutturazione della casa del custode o casa del parco. Vediamo anche una montagnola di terra alle sue spalle. Di che cosa si tratta, cosa verrà realizzato? Molti passando qui si chiedono che cos'è questo cumulo di terra qui sul parco. Verrà creata una collinetta che farà da filtro tra la strada e l'area verde, in modo da movimentare un po' il terreno, e per creare quest'area verde ovviamente sarà inerbita e saranno piantumate anche delle alberature per poter appunto ombreggiare quest'area che si trova all'interno della ciclabile tra il parco giochi e la casa del parco. Si iniziano quindi a vedere questi importantissimi lavori del progetto del parco urbano, che è un progetto grande, molto importante non solo per i quartieri limitrofi ma anche per tutta la città, perché finalmente Fano avrà il suo parco urbano, un luogo aperto, naturale, dove poter passare il tempo libero. L'ambito sociale 6 ha definito i piani da finanziare con i fondi del PNRR. Il progetto principale sarà quello destinato al Dopo di Noi, con nuove strutture per ospitare persone diversamente abili. Inizia scolastica, gli asili nidi, partecipa anche. Inclusione e coesione. L'ambito sociale territoriale 6 continua a lavorare per una rete diffusa del Dopo di Noi, che prevede un supporto e tutela i diritti dei disabili gravi. Con l'obiettivo di dare risposte efficaci ai bisogni del territorio e più risorse, il presidente Dimitri Tinti ha annunciato i progetti da finanziare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la realizzazione di due alloggi a Gimarra di Fano, si proseguirà con due nuove strutture abitative in cui saranno inserite persone con disabilità. Gli appartamenti saranno collocati uno a Mondavio di 160 metri quadrati per tre persone, più un assistente e un operatore H24, e l'altro a Terre Roveresche, sarà di 130 metri quadrati a disposizione di due persone più un assistente. Oltre questo va verso anche una direzione importante, che è quella di applicare, dare concreta applicazione ad alcune direttrici che erano contenute nel piano sociale. Quindi uno, la corresponsabilità anche del territorio, in particolar modo anche del terzo settore, perché sul Dopo di Noi, ma come anche sugli altri progetti, sono coinvolti enti importanti del terzo settore, l'innovazione sociale, perché utilizziamo anche strumenti innovativi, appunto la coprogettazione, e mettiamo in campo risposte nuove, innovative, più efficaci rispetto ai bisogni emergenti del territorio. E da ultimo gli investimenti, gli interventi saranno di prossimità, quindi più vicini ancora al territorio e ai bisogni dove si manifestano. Il finanziamento, che potrebbe arrivare con il PNRR, è di 715.000 euro. Ora si attende un riscontro definitivo. Soddisfatti i due sindaci dei comuni coinvolti. Casi, specialmente adesso,
poi dopo la pandemia sono aumentati tantissimo, quindi l'opportunità che ci offre il PNRR dobbiamo coglierle, quindi ecco, nasce questo progetto all'interno dell'ambito insieme al Comune di Mondavio, insieme a tanti altri progetti che vanno a sostenere quelle che possono essere le difficoltà che hanno tante persone qui nel nostro territorio. Noi ospitiamo il centro diurno L'Aquilone, che credo sia un'eccellenza a livello provinciale, sicuramente a livello di ambito sociale, con le famiglie, col gestore da anni si sta cercando di fare un percorso legato appunto al dopo di noi, al percorso di vita indipendenti, e finalmente queste risorse ci stanno oggi permettendo di candidare un progetto importante e significativo per il nostro territorio. La diocesi di Fano, Fossombrone e Cagliipergola ha annunciato i riti della Settimana Santa che partiranno domani mattina con la Santa Messa del Crisma. Nel pomeriggio poi il Vescovo coinvolgerà nella lavanda dei piedi sia i reclusi nel carcere di Fossombrone sia i profughi ucraini ospiti a Villa San Biagio. Don Pierpaoli, siamo entrati nella Settimana Santa. Da domani, 14 aprile, quali saranno le celebrazioni che ci accompagneranno fino a Pasqua nella nostra diocesi? Sì, mi piace quest'anno ricordare la Settimana Santa in questo senso. È sempre il passaggio dall'inverno alla primavera e la Pasqua coincide anche storicamente, in maniera diciamo legata alla natura, come un risveglio, un ripartire. Per i cristiani questa è la risurrezione, è la morte e la risurrezione, la morte e la vita si incontrano in questi giorni. Il Vescovo celebrerà i riti, direi quasi unici nell'anno e più importanti dell'anno, il rito il Giovedì Santo, quando ricorderà la commemorazione dell'ultima cena e la lavanda dei piedi, come il Venerdì Santo, poi l'adorazione della croce e la grande veglia pasquale nella notte tra sabato e domenica. Questi tre giorni saranno anche arricchiti da segni particolari legati alla storia, a questo nostro tempo, perché Gesù, che muore, che dà la vita e risorge, è legato a tutti coloro che in questo nostro mondo soffrono ingiustizie, e in particolare il Vescovo lo fa ormai da anni. Il Giovedì Santo sarà al carcere di Fossombrone, dove laverà i piedi ai carcerati, e mi piace ricordare anche come il Sabato Santo pregherà insieme alla comunità ucraina nella chiesa di San Giovanni Bosco alle 2:30, proprio per pregare con i nostri fratelli greco-cattolici in questa Pasqua. Sono gesti concreti che fanno vedere la Pasqua non come una storia passata, ma come un Gesù che continua a morire e a vivere, a morire in tutti i gesti di ingiustizia e a vivere in tutti i gesti di solidarietà che abbiamo intorno a noi e nel nostro mondo. Ricordo ecco questo perché vorrei veramente augurarvi di cuore una Pasqua di risurrezione. Abbiamo bisogno di ripartire, e questi momenti, come tutti quelli che abbiamo durante la settimana nelle nostre parrocchie, perché sono tanti i momenti tradizionali, le processioni, siano occasioni per ripartire. È un primo passo. Ecco, c'è un proverbio che mi piace tantissimo: se vuoi vincere, se vuoi arrivare prima, primo cammina da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme. Che questa Pasqua sia un voler camminare insieme con Gesù, che sicuramente sarà per noi la nostra speranza. E la Regione Marche fa sapere che quest'anno la stagione balneare inizierà il 30 aprile e terminerà il 2 ottobre per le acque marino-costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali, mentre per le acque balneari e fluviali l'inizio sarà il 24 giugno e il termine il 4 settembre. Anche questa sera ringraziamo tutti i sostenitori di Fano TV: Maria Cecilia Salvucci, Nicoletta Ricci, Giuseppe Fatica, Nadia Berardi, Luciano Crinelli, Maria Moretti, Arnaldo Sacchetti. Grazie di cuore a tutti quanti. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'ottava assemblea elettiva regionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Vi ricordo invece che l'appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti, che leggerà i giornali insieme a voi. Arrivederci.